Come al solito vi ringrazio di essere qui sul palco The Square di Milan Games Week Cartoon Mix 2021. Io sono Giovanni Zaccaria, in arte Zed Castle, della redazione di Tom's Hardware Italia Cultura Pop. Lo vedete? Sergio Bonelli, editore, 80 anni a fumetti. 80 anni? 80 anni, ricordate ieri, bene? No? Sì, no, in verità noi non facciamo 80 anni in tre, siamo molto molto giovani, no. Forse... 80 anni e qualche mese. No, però riflettevo, cioè noi siamo adesso, rappresentiamo la casa editrice, no? Quindi noi tre siamo qui a rappresentare la casa editrice e siamo, diciamo, gli ultimi arrivati, no, in ordine di tempo, di una storia che è lunghissima e finita, insomma, che parte da Gianluigi Bonelli nel 1941. Eccolo qua, Gianluigi Bonelli, il nostro capostipite, che poi che è stato il primo editore. Ha rilevato questo giornale Audace nel 1941 perché voleva fare i fumetti come gli pareva lui e non come glieli faceva fare gli altri, quindi un po' l'indole che è sempre stata, no, determinante di questo, rivoluzionaria, momento. Esatto, quello che poi creerà Tex, personaggio straordinario che è ancora oggi il fumetto più venduto in Italia, tra i più venduti al mondo, quindi che te lo dico a fare. La moglie di Tea Bertasi Bonelli prende le redini nell'immediato dopoguerra, quindi una donna che nella Milano del 1945, che si lega ancora alle ferite della Seconda Guerra Mondiale, decide di ripristinare, riportare l'editoria a fumetti, una follia totale, no, se ci si pensa, e invece grazie a questa donna determinata noi siamo qui ancora adesso a parlarne. Tutte le grandi storie nascono da una follia. Da una follia femminile, ci piace molto questa cosa, in un mondo molto maschile, e anche il mondo del fumetto in generale lo è stato per tanti tanti anni, prettamente maschile, invece una figura femminile forte e importante. Il figlio Sergio, cresciuto nei fumetti, e dedicherà la sua vita intera ai fumetti, poi darà il nome alla casa editrice nel 1988, perché la casa editrice cambia diversi nomi nel corso dei decenni, la porta ai successi più straordinari con i personaggi che conosciamo noi, alcuni dei quali li ha scritti lui stesso, come Zagor e Mister No, firmandosi Guido Nolita per non confondersi col padre Gianluigi. Però insomma possiamo fare un elenco infinito di personaggi, no? Arrivando a, appunto, dopo Zagor, il comandante Mark, Mister Noy, Gay Park, Storia del West, Martin Mister, Dylan Dog, Nathan Neve, Giulia, Dragonair, e quanti ne abbiamo? Non bisogna mai restare fermi, è un po' così. Diciamo che gli decenni ci hanno anche abituato al fatto che la casa editrice si bastava a se stessa un po' con i suoi personaggi, nel senso che aveva una presenza in edicola talmente dirompente, talmente importante, numericamente anche, no? Che un po' ha sperimentato, ma ha sperimentato nel suo mondo. Adesso bisogna essere anche propositivi rispetto ad altri mondi, ad altri universi, contaminarci di più, e soprattutto sì, è venuto il momento di fare il salto come media company. Questo significa che la base creativa rimarrà sempre il fumetto, e finché si può il fumetto di carta, anche se abbiamo dei progetti sul digitale, perché appunto era arrivato il momento di fare il salto. Diciamo che in Italia era più complicato, soprattutto perché l'ambizione dei nostri personaggi non è quello di essere local, ma mondiali, worldwide, no? Worldwide. E quindi adesso che finalmente, diciamo, anche l'esplosione dei vari network, streaming, no? Ti danno la possibilità di arrivare ovunque. Avere delle partnership internazionali, come stiamo facendo per esempio con Dylan Dog, è molto importante. Insomma, non si può farlo con una visione piccola, bisogna farlo con una visione mondiale e anche con budget adeguato. Ritoccando, per poi arrivare anche agli altri nostri due ospiti, abbiamo mostrato prima quel bel numero, 80 anni, un anniversario che è stato celebrato, che è stato festeggiato dalla casa editrice, questi 80 anni che hanno un valore importante. Se vuoi anche accennare a quello che è successo, insomma, nell'ultimo periodo. Sì, beh, certo. Anniversario. L'anniversario dura tuttora, durerà ancora un po', perché magari ci prendiamo tutto il decennio per festeggiarlo. No, è in corso una grande mostra celebrativa alla Fabbrica del Vapore qui a Milano, e ha inaugurato all'inizio di ottobre, andrà avanti fino a tutto gennaio. La mostra poi abbiamo l'ambizione di farla girare per l'Italia, itinerante, in modo da, certo, sì, da portare, festeggiare insomma un po', perché non è la casa editrice è milanese, però ovviamente è sempre stata su tutto il territorio nazionale. Che non vi ho mai percepito come una realtà milanese. No, ma neanche noi, devo dire. Non,
cioè siete una realtà italiana, sì, siete sì, la realtà italiana in realtà. Assolutamente, non è mai stata local in qualche luogo, no? Pur cioè, nascendo qua, diciamo, insomma, no? Ovviamente, e avendo le sue radici qua, però è pianta proprio no? Nel territorio italiano intero. Quindi un presente importante. Luca, vuoi darci tu un paio di coordinate su questo? Sì, guarda, tra le cose a cui stiamo lavorando, ne accennavi prima, c'è l'importantissima iniziativa con DC Comics. DC Comics. E iniziativa su Flash Zagor ciò. Guarda, dovrei attendere ancora un pizzico. Questo sarà la prima storia che esce in volume e inizierà, cioè, probabilmente arriverà in tempo per l'inizio dell'anno, vero? Stiamo un po' correndo per concludere il volume, ma ce la faremo. E a inizio anno quindi vedremo questa storia unica che vede i due eroi, quello di Darkwood e quello di Central City, agire insieme. La cosa divertente è proprio vedere l'incrocio tra questi eroi apparentemente così distanti, eppure si scoprirà così vicini. Ma siccome appunto non ci bastavano soltanto due eroi, abbiamo voluto coinvolgerne molti di più. E quindi prendiamo un gruppo di semi sconosciuti che si aggira per l'universo DC. Come si chiama? Justice League. E lì chi ci abbiamo messo a fianco? Ci abbiamo messo degli eroi del futuro. Quindi abbiamo Nathan Never con tutta la sua squadra di agenti Alpha e Lex in particolare. Qui vedete in anteprima assolutissima la copertina di Michele Rubini. È una copertina doppia. E qui ci saranno due copertine. Una vedete lato Bonelli è rappresentata da Nathan Never, l'altra da Lex. E gli altri eroi insomma, penso che siano sufficientemente riconoscibili per i fan. E nulla, questa è un'operazione che ovviamente per noi è importantissima e vedete qualche tavola anche in anteprima, alcune delle quali sono anche presenti alla mostra degli 80 anni, abbiamo messo proprio in alcune teche come se fossero dei piccoli gioielli, perché sono un'anteprima esclusivissima, sarà un albo diciamo dall'aspetto super moderno e colorato come si deve. E questo quindi diciamo è l'immediato futuro, diciamo che ancora un mesetto e sarà nelle mani dei fan. Per poi uscire con la storia completa, probabilmente la prossima primavera in libreria. Ci siamo molto divertiti a trovare dei meccanismi che potessero permettere questi incontri. Secondo me abbiamo avuto delle ottime trovate, insomma, spero vi divertirete davvero. Questo mi permette di dire che viviamo in un'epoca meravigliosa. Io sono solito dire che ho l'onore di essere un nano sulle spalle dei giganti. Giganti in questo caso sono veramente Luca Del Savio e il nostro direttore Michele Masiero, perché rappresentano quello che questa casa editrice ha fatto con centinaia di migliaia di lettori per 80 anni. E quello che ha fatto è stato creare un patto di fiducia. Un patto di fiducia che necessariamente non deve essere tradito nella trasposizione e nell'evoluzione. Io vi dico due date che per me sono importantissime. 1961 e 1975. Sergio Bonelli editore in questi due anni crea due personaggi che cambieranno la storia del fumetto. E non stiamo parlando di Tex, giusto? Cioè, uno inizia con la Z, mi pare. E l'altro mi sa che ha... con la M di Mister No. E sono due anni che per il mondo del studiato, Luca Del Savio ha studiato, eh? Bravo. Ecco, una caratteristica è che questi due anni sono fondamentali per il mondo del cinema. Ed è straordinario come Sergio Bonelli, come il fondatore dell'azienda a cui tutti noi dobbiamo qualcosa, un sogno, una speranza, una vita nel mio caso, ha creato due personaggi che sono l'archetipo di due eroi completamente straordinari. Che necessariamente si sono bagnati in fiume della cinematografia, della narrativa seriale, sia cinematografica che televisiva. E se voi per caso andate a guardare cosa è uscito al cinema nel 1961, troverete delle cose pazzesche, da Giudizio Universale di Zavattini, a Colazione da Tiffany, a Macista contro il vampiro, vedreste un mondo che spazia da un tipo di narrazione all'altra. Cosa che oggi non accade, eppure in Zagor questo è rimasto. La tradizione dello spaziare da una narrazione all'altra non è mai cambiata.
e noi non dobbiamo tradire questo patto di fiducia con il lettore nella trasposizione di questi personaggi al cinema e in televisione. E lo stesso è per Mr. Noir 1975. Siamo agli albori di quella che viene definita la New Hollywood. In Francia ci sono le reminiscenze della straordinaria Nouvelle Vague e Mr. No è la contaminazione assoluta di tutto questo. È il primo antieroe prima ancora che la Vertigo creasse gli antieroi. Ed è straordinario come Sergio Bonelli sia stato sempre in anticipo. E noi, come persone che amano il fumetto che lui ha scritto, non possiamo tradirlo nel trasporre questi personaggi in una maniera diversa. E dobbiamo farlo seguendo questo solco che lui ha sempre tracciato. Questo patto di fiducia con voi lettori. Quello che state vedendo è, prima di tutto, il nostro atto d'amore. Sapete che significa amare? Amare significa fare qualcosa che normalmente non fareste mai. Amare significa concedere un pezzo della vostra vita a qualcuno che non conosci. Amare significa fidarsi bendandosi gli occhi. Ecco, per noi amare Dampir significa aver fatto questo, significa aver passato 5 mesi della nostra vita, e guardate me, ma guardate il nostro direttore Michele Masiero in Romania, aver chiamato le maestranze, ovvero i caporeparto, gli artigiani del cinema, a portare sullo schermo la prima grande opera dell'universo cinematografico Bonelli. L'applauso Dampir lo dovete fare forte adesso, veramente forte! Maurizio Colombo e Mauro Boselli, le due persone che ci hanno consegnato nelle mani loro figlio, che è Arlan Draca, che è l'universo di Dampir. E quando ce l'hanno dato ci hanno detto, vi prego, non deve essere una trasposizione bellissima, ma deve essere anche un film pazzesco. La responsabilità di fare questo significa rinunciare a tutto. Io vi parlo di un pezzettino della mia vita. Io ero diventato papà da pochissimi mesi, ho mollato tutto, e fidatevi, mollare un bimbo appena visto nascere è qualcosa che ti spacca il cuore, e sono andato a vivere lì. Sono stato raggiunto da Michele Masiero, e non c'è stato sabato e non c'è stato domenica, non c'è stato divertimento, c'è stato solo amore, perché doveva essere il più bel film che si potesse mai produrre. Quando aprite un qualsiasi albo targato Bonelli, avete un'unica grande certezza, dalla prima pagina all'ultima vignetta, che è stato confezionato con amore, che è stato scritto con professionalità, è stato disegnato da paura. Ebbene, lo stesso patto di fiducia lo dovete avere ogni volta che vi sedete davanti a uno schermo e vedete un prodotto che è stato realizzato da noi, non realizzato da un altro produttore. Noi siamo la società di produzione. Noi abbiamo trasferito l'amore, il sacrificio e la professionalità in quello che facciamo. E questo è il film di Dampir. Io posso aggiungere solo una cosa, leggendomi a quello che diceva Vincenzo. Allora, Vincenzo è in Bonelli dal 2014, dico bene, esatto. Quindi abbiamo aperto, diciamo, questa divisione multimediale in quel momento, portando al nostro interno persone e professionalità che venivano dal mondo del cinema e della televisione, perché Vincenzo lavorava in questo ambito già insieme ad Antonio Navarra e a Giovanni Mattioli, che sono nel suo gruppo, e poi Serena Sol è arrivata successivamente. Questo è il gruppo sviluppo in questo momento. Sono entrati con una mission: portare nella multimedialità i nostri personaggi di carta, ma non semplicemente come era stato fatto in un paio di esperienze precedenti molto molto deludenti che vogliamo dimenticare, cioè cedendo licenze senza avere un controllo, bensì essere coproduttori in ognuno dei progetti che venivano realizzati. Questo significa, questo amore di cui parla Vincenzo, e lui è visceralmente convinto, e noi lo siamo e lo ringraziamo per il suo lavoro, significa portare la professionalità, quindi portare all'interno delle produzioni il nostro valore aggiunto, che vuol dire essere fedeli ai personaggi, sì, ma
per costruire una grammatica che attraverserà tutte le nostre produzioni, che sarà la nostra cifra stilistica. Anche perché e questo base. Vuol dire esatto che non verranno traditi i personaggi, esatto. E che noi saremo e siamo in ogni parte del processo produttivo, dalla preproduzione all'ultima nota che viene scritta in musica. Siete nella filiera, esatto. Siamo proprio all'interno, insieme ai partner. Dampier è stato coprodotto insieme a Eagle Pictures e Brandon Box, diretto da Riccardo Camello, voglio ricordare, che alla sua opera prima e dà una visione straordinaria che ci ha convinto molto. A noi piace andare a cercare i talenti che un po' si rivedono nelle nostre cose, cioè, insomma è un po' uno specchio, no? Ci piace lavorare con persone che capiscono quello che noi vogliamo, insomma, che siano parte di questo lavoro che ci porterà, credo, grandi frutti. Adesso tu hai citato Dampier, vedremo, credo, qualcosa dell'animazione di Dragonero. Stiamo lavorando con James Wan su Grandò. Abbiamo altri progetti di cui non possiamo ancora parlare, diversi progetti di cui stiamo lavorando. L'hai messa sotto traccia la questione James Wan, però sì, sarebbe un po' più James Wan. James Wan è ancora oggi, al di là di quello che magari vi ricordate su Aquaman, è ancora oggi uno dei più freschi e capaci registi di horror in circolazione. Beh sì, anche perché è giovanissimo, quindi insomma ancora oggi è giusto. Certo, Conjuring, So, l'Aquaman, questo appunto girando il secondo, insomma, lui è un lettore di Dylan Dog, appassionato di Dylan Dog, pensate che cosa stranissima, no? Questo malese americano che è appassionato di Dylan Dog, eppure è così. E quindi l'abbiamo a bordo del progetto, gli showrunner saranno due sceneggiatori che appena faremo il nome salterete sulla sedia, insomma è una cosa... Sì, l'ho detto con l'understatement, ma insomma non vediamo l'ora di parlare. Sapete, un po' vi invidio, nel senso che percepisco che al di là del grandissimo lavoro che c'è ovviamente a monte di tutto questo, date l'idea di un team che si sta anche divertendo un sacco. Mi state pigliando delle soddisfazioni importanti. Ci proviamo. Vero? Vero? Assolutamente. Io mi permetto di dire una cosa. Sullo schermo vedete le immagini della prima serie animata dell'universo cinematico Bonelli, Dragonero. Scegliere degli autori che stavano già lavorando con la casa editrice, andare a cercare passione e professionalità, sono state le uniche direttrici che hanno mosso il nostro direttore editoriale Michele Masiero nella scelta di professionalità importanti nel passare da un media all'altro, dal disegno, dal fumetto, al cinema e alla televisione. E l'appeal che ha è un appeal completamente anime. Io necessariamente devo ringraziare le due persone che hanno fatto la più grande opera di world building a cui io abbia mai avuto l'onore di assistere, Luca Enoch e Stefano Ietti. E vabbè, io voglio l'applauso, per favore, dai! Una cosa che possiamo senz'altro dire, se queste immagini hanno stimolato la vostra curiosità, che potreste vederne ancora un pizzico di più proprio andando a visitare la mostra degli 80 anni di Sergio Bonelli Editore. Perché alla Fabbrica del Vapore. La Fabbrica del Vapore, appunto, fino alla fine di gennaio troverete una saletta esclusivissima con un dietro le quinte del film di Dampier e un dietro le quinte anche della lavorazione del cartone animato di Dragonero. Quindi sentirete anche parlare chi ha lavorato. Insomma, un pochino di curiosità ulteriore potreste anche togliervela. Lasciatemi dire una cosa. Serve amore per lavorare in Bonelli. Professionalità di un livello altissimo. Stiamo parlando di una delle sette major del publishing a fumetti del mondo. Dopo Shueisha, Kodansha, Marvel, DC, Dargo, c'è Bonelli. E per lavare in Bonelli deve essere la classe AAA. Ebbene, lasciatemi dire una parola su Luca Del Savio. Lui ha speso mesi della sua vita per costruire la mostra che c'è alla Bonelli. E lo sapete perché l'ha fatto? Perché ama il suo lavoro. Per amore, è vero. Amore è la parola giusta che ci unisce in questa presentazione e anche nel lavoro di tutti i giorni. Io devo dire veramente, quando entrate in Bonelli, la sensazione più forte che avete è che state entrando in una famiglia in cui l'amore è il punto d'unione. Questo percorso da media company non è una cosa che normalmente si tenta
è un progetto che quando parte non puoi più fermarlo, diventa un qualcosa di veramente talmente grande che effettivamente richiede da parte vostra una promessa di impegno, di crescita, che in questi tempi, ragazzi, è sicuramente impegnativa. Ah, la sfida per il futuro è importante. Vabbè, Dragonero arriverà fra un anno, fra meno di un anno in TV, Back to School 2022, una promessa. Dampir, i cinema hanno avuto qualche problema, come voi ben sapete, negli ultimi due anni, quindi insomma aspettiamo che si torni a pieno regime, e comunque il 2022 sarà l'anno anche per Dampir, e saranno per svelare anche altre cose. Sì, è una cosa molto importante, è una promessa ed è un lavoro grande cui ci stiamo occupando. Rispetto alle nostre cose a fumetti, noi lavoriamo anche con un partner terzi, ovviamente i tempi sono molto più lunghi, quindi noi vorremmo sempre dare anticipazioni, però un po' ci dobbiamo tenere, insomma, anche noi, no, su quello che è oggi, e non mi lamento, però, giuro, però dico, magari potremo approfondire sia queste cose quando arriveremo proprio al momento di vederle effettivamente, sia le nuove cose che usciranno. E nel frattempo il lavoro sui fumetti prosegue alla grandissima, abbiamo delle grandi novità che stiamo lanciando proprio adesso. E mi piacerebbe parlarne del futuro immediato. Assolutamente, guarda, il futuro immediato, e forse avevamo qualcosa da farvi vedere. Sì, abbiamo raccolto un po' di materiale da farvi vedere in anteprima. Abbiamo in questo mese di novembre un atteso ritorno, che è quello di Nick Ryder. Nick Ryder, che torna a 25 anni di distanza, 30 anni di distanza dalla prima uscita, è una serie di 10 numeri, torna quindi il personaggio creato da Claudio Nizzi, che scriverà il primo numero, e sarà una storia leggibile come singoli episodi, ma anche legata da una trama, come si dice oggi, orizzontale. Poi abbiamo altre iniziative sempre a fumetti, come Nero, che è una serie che è stata annunciata già un paio d'anni fa a Lucca, scritta e disegnata da Emiliano Mammucari insieme al fratello, e questa è addirittura d'arrivo, è in stampa in questi giorni, insomma, la vedremo presto. Sempre tirato via Mammucari, eh? Sì, sì, un pochino sì. La Divina Congrega, che è sempre in uscita a brevissimo, e questo è un progetto davvero particolare che vede un gruppo di eroi rinascimentali unirsi per combattere il male, letteralmente, e le schiere demoniache fuoriuscite dall'inferno. Poi cosa abbiamo di bello? 10 ottobre, una nuova serie, sempre diciamo nella collana, così, nell'etichetta Audace, una storia senz'altro drammatica che ci fa, che gira attorno sostanzialmente a un concetto semplice, cioè se tutti noi avessimo una data di scadenza, letteralmente, cioè se la nostra morte fosse predefinita precisamente come se fossero dei prodotti. È tutto da scoprire. 10 ottobre, che uscirà a novembre, no, a dicembre, adesso ce la facciamo. In ottobre. Fine mese. Esatto. Paola Barbato, Mattia Surat. Esatto, questo è un progetto che avete visto in edicola la scorsa estate, è stato un grandissimo successo, che ora ritorna in un'edizione libraria, quindi tre volumi, i tre albi diventano tre volumi da libreria, formato grande, albo cartonato, con un po' di extra, comprese le interviste che Vasco ci ha rilasciato in questo progetto, a cui ho partecipato veramente con un entusiasmo fantastico, entusiasmante anche per noi. Questo è un progetto che vede uniti insieme tre eroi, anche qui si parla di multiverso e ci sono Nathan Never, Marty Mister e Mister No, Uniti per il pianeta. È un progetto che ci ha chiesto il Ministero della Transizione Ecologica, che stiamo chiudendo proprio in questi giorni, che dovrebbe essere in libreria a dicembre, se tutto va bene, e con anche un dossier ampio curato dallo stesso Ministero dedicato al climate change, all'origine del problema e alle possibili soluzioni che il mondo sta cercando di trovare per uscire da questa emergenza climatica. A volte è facile, no? Parlando anche di climate change, pensare, ma come fate voi a parlare di climate change? Che fate i fumetti di carta? No, ragazzi, esistono da tanti anni dei sistemi, delle procedure, come il Forest Stewardship Council, di gestione oculata dell'utilizzo delle carte, della anche gestione proprio del ripiantare alberi, preservare le foreste.
Io credo che in questo momento si possa dire che non sono i libri, non sono i fumetti a creare i problemi climatici del mondo. Quindi ogni tanto quando leggo anche certe polemiche su web mi sembrano anche un po' scemotte a volte, perché non contemplano, poi ignorano di fatto alcune realtà che sono realtà molto virtuose e che tutti gli editori italiani, il mondo dell'editoria in generale, poi parlano quantomeno europea, ma in realtà poi anche internazionale, riesce a mettere in atto. Perdonate così grazie per la precisazione. In effetti è così, ed è una garanzia anche che ha voluto lo stesso ministero, dato che di ambiente parlavamo, ma da almeno dal 2013, se non ricordo male, noi abbiamo la nostra carta certificata proprio attraverso queste filiere controllate. Con il proprio FSC, quindi sì. C'è una cosa che dal 3 dicembre sarà in tutte le edicole, che sarà un attesissimo incontro, quello tra Tex Willer, il giovane Tex, e Zagor, il vecchio Zagor in questo caso, perché dato che vivono in epoche differenti, il modo per farli incontrare è che uno fosse alle prese con le sue prime avventure, e invece Zagor fosse già un pochino avanti con gli anni. Vedremo cosa ha architettato Mauro Boselli, autore della storia, disegnato poi da Alessandro Piccinelli. E questo sarà lo speciale Tex Willer numero 3, dal 3 dicembre in edicola. Aggiungo una cosina: per il Free Comic Book Day daremo un assaggio di Simulacri, che è una nuova miniserie bombissima di Jacopo Camagni e Marco Bucci, veramente. È un lavoro pazzesco, molto molto sul presente, molto molto lanciato, anche per Bonelli molto tosto. Quindi molto orgoglioso di averlo. Occhio ragazzi, ve lo dico, tutto il mese di dicembre è caratterizzato dalla presenza del Free Comic Book Day, ormai è da un po' di anni che c'è questa bellissima iniziativa anche in Italia. Sergio Bonelli ovviamente è parte di questo team, di questo gruppo di editori che aderito a questa iniziativa insieme agli amici di Star Comics, di Panini, di Salda Press. Quindi assolutamente andate in fumetteria, portate a casa, perché sì, web, sì, social, però quando ti regalano, puoi mettere la carta, però quando appunto, ti regalano un fumetto, diciamo che la sensazione è un po' diversa. Siamo arrivati in chiusura, signori, però di cose ne abbiamo dette tante. Vi devo ringraziare, perché prima ti facevo una battuta, no Vincenzo, oggi non mi posso lamentare. In effetti credo che anche dal pubblico, io spero che siate rimasti soddisfatti di questa cosa. La miglior maniera per dimostrarlo è ovviamente un caloroso applauso alla squadra di Sergio Bonelli Editore. Che dire, ragazzi, il futuro promette bene. E manterrà altrettanto.